Non puoi partire per Londra senza aver prima visto questo video. Qui troverai la guida per trasferirsi a Londra per eccellenza. Avrai tutto quello di cui hai bisogno, per cui mettiti comodo, prenditi qualche minuto e magari anche un block notes. Vedere tutto con calma e prendere anche qualche appunto. Cercheremo di spiegarti cosa fare prima di partire per Londra, tutto quello a cui devi fare attenzione e dover reperire tutte le informazioni necessarie per gestire al meglio questo cambiamento. Successivamente approfondiremo anche un secondo aspetto: cosa fare appena arrivato a Londra, perché ovviamente non solo è importante la preparazione iniziale, ma è altrettanto importante sapersi organizzare e saper gestire quello che bisognerà fare una volta arrivati. Quindi, come anticipato, armati di un block notes per prendere appunti e inizia a guardare questo video fino alla fine della guida per trasferirsi a Londra. Ma prima di tutto, sigla! Potrà sembrare banale, ma la prima cosa da fare è informarsi. Più informazioni si reperiscono sulla vita londinese, minori saranno le difficoltà e lo stress da gestire una volta arrivati. Sì, ma informazioni di che tipo però? Bisognerà informarsi sulla vita in Inghilterra a 360 gradi e in questo caso in particolare sulla vita a Londra. Dove bisogna reperire queste informazioni? Ovviamente da più fonti, non solo su internet, guardando questo video e leggendo ogni altra parola del nostro blog, ma anche ovviamente chiedendo ad amici che si sono già trasferiti. Non ti affidare al parere di chi a Londra ci è andato, ma solo in vacanza. Un conto è una vacanza e un conto è viverci. Tieniti forte però, molto probabilmente alcune di queste conoscenze ti parleranno male della vita londinese, un po' perché non si sono trovati bene come speravano e un po' perché hanno un'invidia latente verso chi è rimasto comodo in Italia a fare la bella vita senza dover faticare e rimboccarsi le maniche. Il segreto qual è? Ascolta tutte le campane e fai poi tu le tue riflessioni. A tal proposito, se già conosci bene l'inglese, puoi anche effettuare altrettante ricerche proprio in inglese per avere ulteriori feedback anche da parte di persone straniere. Se invece stai pensando, non parlo inglese ma voglio lavorare a Londra, allora ti consiglio di leggere l'articolo che abbiamo scritto qualche tempo fa proprio per te. In descrizione ovviamente troverai il link. Inoltre, non ti soffermare solo sui risultati di Google, ma controlla anche YouTube. Ci sono migliaia di canali di persone che ti suggeriscono e ti spiegano cosa fare prima di partire per Londra, a me compreso. Se questo è il mio primo video che stai appunto vedendo, ti consiglio vivamente di dare uno sguardo a tutto il canale. Troverai centinaia davvero di video che parlano di Londra. Cosa fare prima di partire per Londra? Sicuramente studiare tutti gli articoli che abbiamo scritto sul blog e guardare almeno tutti i video del mio del nostro canale YouTube. Insomma, dopo aver reperito tutte le informazioni necessarie, si può scendere più nel dettaglio. Hai reperito tutte le informazioni? Sei ancora decisa a partire? Bene. Quanti soldi hai da parte? Non voglio saperlo io, ma voglio aiutarti a capire quanto ti servirà. Se l'obiettivo è quello di trasferirti, avrai bisogno di due cose: un alloggio e un lavoro. Mentre il primo è più facile da trovare, per il secondo non ci sono certezze e dipende tutto da una serie di fattori. Cosa vuole dire, Antonio? Che potresti arrivare e trovare un lavoro dopo qualche giorno, ma anche dopo uno o due mesi. Come pensi di vivere nel frattempo? Se non arrivi già con una certa somma messa da parte, sarà impensabile pensare di trasferirti. Quindi, a chiunque mi chieda cosa fare prima di partire per Londra, la risposta è sempre la stessa: organizzare con minuzia ed attenzione il discorso alloggio. Attenzione, ho volutamente utilizzato il termine alloggio e non il termine casa. In un primo momento, soprattutto se hai pochi soldi da parte, dovrai essere ben disposto a condividere una casa con altre persone e accontentarti quindi di una stanza, una doppia, una singola o magari anche un posto letto in una camera condivisa, o addirittura scendere al compromesso di dormire in un ostello. Non tutti sono pronti per fare questo salto, per cui è bene che io ti metta anche di fronte a questa evenienza. Se ritieni di non poter sopravvivere in un ostello, non pensare di fare una prova, perché potrebbe solo farti perdere tempo e soldi. Ma cosa vogliamo dire quando diciamo di stare attento agli ostelli a Londra? Supponiamo che vai per 3 notti in un ostello prenotando una camerata mista e ti accorgi che la notte non riesci a dormire con altri 20 sconosciuti perché hai paura ovviamente di essere derubato. Decidi così di trasferirti in una stanza. Il tempo quindi che potresti dedicare alla ricerca di un lavoro dovrai ovviamente dedicarlo alla ricerca di un alloggio. Ma parallelamente starai spendendo soldi perché mentre non lo trovi dovrai ovviamente pagare l'ostello. Capisci quindi
da te quanto possa essere complicata e difficile da gestire una situazione del genere. L'ideale è proprio quello di partire già con una stanza prenotata. Quindi se vuoi stare tranquillo e partire con quattro mura sicure, prenota già dall'Italia e manda un'email al web department indicando che tipologia di alloggio stai cercando, quindi una stanza singola, una doppia o un posto letto, per esempio in camera condivisa, ed eventualmente la data orientativa di arrivo a Londra. Altro discorso pecuniario su cui soffermare l'attenzione è il seguente: il budget a disposizione netto va considerato scorporando le spese indispensabili, quindi i costi di affitto e i costi per esempio dei trasporti. Non solo dovrai scegliere per esempio il quartiere qualitativamente migliore in base a quanto hai a disposizione, ma dovrai anche pensare a come sopravvivere nei giorni in cui continui a cercare un lavoro. Un conto è dire ho 1000 euro per trasferirmi a Londra, dove in quei 1000 euro includi quindi anche l'affitto, e un conto è dire che hai 1000 euro netti oltre a 500-600 euro per l'affitto. Inoltre tieni anche conto del tasso attuale di cambio euro-sterlina. 1000 euro non sono affatto 1000 sterline. Sembra una banalità, ma va specificato visto che il valore della nostra moneta è inferiore rispetto a quella inglese. A tal proposito, voglio ricordarti una cosa. Dovrai cambiare buona parte dei tuoi soldi già prima di partire, proprio perché a Londra ci sono le sterline. Visto che se li cambi in aeroporto finirai per rimetterci, l'ideale è fare il cambio di una certa somma a un istituto di credito italiano. Aggiungilo quindi nella lista delle cose da fare prima di partire per Londra. Scontatissima la raccomandazione sul dove metterai questi soldi. Tutto il mondo è paese, per cui fai attenzione. Ecco quindi cosa fare prima di partire per Londra per fare attenzione al tuo budget. Prendi un block notes e inizia a scrivere tutte le spese. Ho fatto anche diversi video al riguardo. Quanto mi costano i trasporti? Qual è il prezzo della Oyster Card per la zona 1, 2, 3 e bla bla bla? Forse mi conviene risparmiare sui trasporti e vivere in centro. Quali sono i prezzi degli affitti in zona 1? Ok, forse è meglio spostarmi verso Leyton. Dove posso trovare delle ottime offerte per una stanza a Londra in zona 3? A tal proposito, bisogna fare anche molta attenzione ai siti web in cui si cercano annunci e o offerte. Il famosissimo Gumtree offre dei flash deals che si rivelano però delle vere e proprie truffe. Anche da questo nasce l'idea di Living London Way di offrire un servizio di qualità a chiunque fosse alla ricerca di un alloggio e di un lavoro a Londra. Quindi, non solo per informare su tutto ciò che devi fare per trasferirti a Londra, ma anche ovviamente per aiutare concretamente in un cambiamento così importante. Questa si incazza. Cosa fare prima di partire per Londra? Sicuramente dovrai fare molta attenzione a tutti i siti che visiti. Un altro punto da tenere in considerazione su cosa fare prima di partire per Londra è organizzare per bene anche i propri bagagli. Sembra una banalità anche questa, ma fare una valigia perfetta è fondamentale. Ti consiglio quindi di partire con l'essenziale e di trascurare il superfluo. Evita di portare cose inutili ed accessori almeno finché non ti sarai stabilizzato. Parti con un bagaglio da stiva e un bagaglio a mano. Niente di più. Nel primo puoi mettere un computer portatile. Se non ce l'hai, compra ad esempio un tablet per risparmiare. E nel secondo puoi mettere giusto i vestiti per i primi giorni e un ombrellino, visto il tempo di Londra. Non dimenticare inoltre un phone e delle forbicine. Sembra dire sempre la stessa cosa, sembrano delle banalità, ma credimi che ci ringrazierai. Mi raccomando, ricorda l'adattatore, perché in Inghilterra la presa elettrica è diversa dalla nostra. Non portare le lenzuola e coperte, perché nei nostri alloggi a Londra già ci sono. Nel caso non prenotassi una stanza con noi, ti sarà comunque possibile acquistarli per poco in qualche mercatino. Spenderai davvero una miseria. Nella lista dell'essenziale, però, facci rientrare una cosa. Prepara il tuo curriculum già tradotto in lingua inglese e fatto per bene. Ovviamente, preparalo mentre sei ancora in Italia. A meno che tu non sia Cannavacciuolo o Gordon Ramsay, sarà praticamente impossibile trovare un posto di lavoro ancora prima di partire. Il posto di lavoro lo puoi trovare solo ed esclusivamente una volta arrivato a Londra. Ecco, un consiglio per il curriculum vitae è di non utilizzare il formato europeo, che viene poco considerato a Londra. L'ideale è arrivare già organizzati, avere tutto pronto, curriculum vitae e cover letter, proprio perché ovviamente essendo Londra una città super costosa, più tempo si perde, più soldi si bruciano, quindi è fondamentale avere già tutto programmato. Hai già letto il nostro articolo che spiega come fare un curriculum perfetto, vero? Cosa fare prima di partire per Londra per trovare facilmente lavoro? Sicuramente effettuare delle simulazioni di colloquio di lavoro ti renderà la vita sicuramente più facile.
Soffrendo infatti dei servizi Living London Way, è possibile riprodurre fedelmente un colloquio lavorativo con le domande che sicuramente ti verranno poste, e questo è per far sì che tu possa essere in grado di gestire le più disparate situazioni, sia se conosci già la lingua, sia se ancora non parli nemmeno una parolina in inglese. Mi raccomando, sia per affrontare un colloquio che soprattutto appena arrivato in aeroporto, non dimenticare un tuo documento d'identità. Se hai una semplice carta d'identità tradizionale o quella elettronica, ancora meglio, o meglio se hai anche il passaporto. Abbiamo anche fatto un video al riguardo proprio per capire se a Londra serve la carta d'identità oppure il passaporto. Magari guardalo appena ti è possibile, perché rientra nella lista di consigli delle cose, diciamo, che si devono fare prima di partire per Londra. Il primo consiglio che ti do in assoluto è di arrivare con il volo la mattina presto. Un po' perché ovviamente così avrai a disposizione l'intera prima giornata, e anche un po' perché dovrai ovviamente capire dove ti trovi e riuscire ad organizzarti e a mettere in pratica tutto quello che ci siamo detti fino ad ora e che ti stiamo ancora per dire, quindi ascolta bene. Arrivando la mattina, a prescindere dall'aeroporto in cui atterrerai, dovrai considerare il tragitto di un'ora per arrivare al centro o comunque verso il tuo alloggio momentaneo o definitivo che sia. Per risparmiare tempo, l'ideale è prenotare già da casa il biglietto del bus, per esempio con EasyBus, che ti permetterà di arrivare in centro. Successivamente, sempre rimanendo sul fronte dei trasporti, scendi verso la Tube e registra la tua prima Oyster Card. Una volta ottenuta, puoi scaricarti delle app utili per orientarti a Londra, e anche di questo ne abbiamo già parlato in un video precedente. Innanzitutto dovrai imparare ad orientarti. Se vai nel panico, torna a guardare questa guida per trasferirsi a Londra. Tieni conto che a Londra tutte le strade residenziali dei vari quartieri sono praticamente identiche, quindi sarà molto ma molto difficile senza Google Maps capire dove sei e dove andare. L'ideale in questi casi è proprio di uscire e di iniziare a vagare, anche con lo smartphone spento, almeno finché non ti rendi conto di esserti perso, per capire almeno dove sono i punti di interesse essenziali, come per esempio, che ne so, i supermarket, le stazioni, gli ospedali, eccetera eccetera. Se ti sei chiesto cosa fare appena arrivato a Londra, posso suggerirti sicuramente che dopo esserti stabilizzato dovrai provvedere a reperire il tuo NIN, che ricordiamo essere il National Insurance Number, ma ti servirà ovviamente anche una proof of address, ossia il contratto che attesti a tutti gli effetti che hai pagato l'affitto e che alloggerai in quella determinata casa in una determinata via per un determinato tempo X. Attenzione, potrai richiedere il NIN solo se risiedi in Inghilterra, quindi appena arrivato fallo con la massima urgenza. Perché? Perché il secondo step sarà quello di aprire un conto in banca dove ti potranno accreditare lo stipendio. Scegli quindi un istituto bancario, presentati in maniera elegante, come ovviamente una persona distinta, e racconta di come hai già iniziato ad effettuare colloqui di lavoro. Versa ora i tuoi risparmi. Ed ora parliamo di lavoro. Non c'è tempo assolutamente da perdere. Inizia a cercare lavoro proprio per tutti i motivi che ti abbiamo spiegato fin qui. Tra le cose da fare prima di partire per Londra, che non ti abbiamo ancora detto, però, c'è quella di stamparti un bel blocco dei tuoi curricula che dovrai conservare e consegnare a mano nei vari posti dove vorrai candidarti. Non entrare come il classico italiano con la faccia da cane bastonato, che timoroso parla solo con i primi personaggi che gli si presentano davanti, ma preparati ovviamente un discorso ben preciso. Se seguirai tutti i consigli di questa guida e deciderai di affidarti ai nostri servizi, vedrai che riuscirai a trovare lavoro davvero in pochissimissimo tempo. Una volta ottenuto un impiego, l'ultimo consiglio che ti possiamo dare è di non spendere tutto il tuo stipendio. Londra deve essere considerata come un trampolino di lancio, sia se rimani qui, sia se tornerai in Italia o cambierai città, o vuoi andare, che ne so, in America o in Australia. Sperperare tutti i tuoi guadagni non ti aiuterà sicuramente né a vivere meglio né tantomeno a fare carriera. Credo che siamo arrivati al termine di questa guida per trasferirsi a Londra, quindi non posso che augurarti in bocca al lupo e spero che tu abbia capito abbastanza bene cosa fare appena arrivato nella capitale più bella d'Europa. Se questo video ti è piaciuto, metti mi piace, lascia un commento, iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto ed attiva la campanella accanto al tasto iscriviti se stai guardando questo video su YouTube. Per oggi è tutto, ci vediamo nel prossimo video e ciao!